Il primo quartiere popolare della società umanitaria fu realizzato nel 1906 a Milano, in via Solari 40. All'ingresso del cortile, una targa ricorda che ci troviamo in un quartiere modello di abitazioni per il popolo, cittadella di democrazia ed emancipazione, concerti scolpiti nella pietra e realizzati nei servizi culturali. Negli spazi verdi e aggregativi, come la bocciofila, ancora originale, e nei grandi cortili in cui incontrarsi. Sarà questo lo scenario che sabato 26 settembre ospiterà Houdini The Great. Siamo nel primo quartiere operaio umanitario, un pezzo della storia di Milano, delle case popolari di Milano, dove il 26 settembre alle ore 20 verrà presentato un'opera lirica e abbiamo qui con noi il regista Luca Valentino. Grazie a Mario Gaeta, grazie alla società per questa accoglienza meravigliosa. È un'opera che viene rappresentata per la prima volta in Italia, prodotta dal Conservatorio Vivaldi di Alessandria e Festival Scatola Sonora, e che, come già l'anno scorso con i Due Timidi, si trasferisce nella rassegna classica aperta di Permito. È la storia del mago Houdini, il celebre escapista, famosissimo, dei primi del Novecento, esattamente quando è stato costruito questo meraviglioso quartiere, e si racconta in musica la sua vicenda. L'autore è Andy Pape, molto conosciuto in Europa, però questa volta è la prima volta che viene rappresentato in Italia. Vi aspettiamo.